situazione dell'ospedale di Popoli torna al centro dello scontro politico regionale con il consigliere del PD Blasioli, che in consiglio si è rivolto direttamente al governatore Marsilio e all'assessore alla sanità Verì sull'acquisto di una nuova risonanza con i fondi del PNRR, quando invece sarebbe la TAC a non funzionare. Tre sono gli aspetti che sono stati toccati. Uno, quello della scelta di sostituire una risonanza magnetica con una risonanza magnetica identica a quella che c'è, che è entrata in funzione nel 2018, 1,5 tesla per questa e per quell'altra, e soprattutto una risonanza magnetica che non funziona a pieno regime perché non ci sono medici e tecnici che possono farla funzionare H24. Ben 14 medici hanno scritto alla direzione generale della ASL per chiedere il perché di questa scelta, che tra l'altro potrebbe comportare dei disagi, visto e considerato che per 5 mesi si dovranno effettuare questi lavori, e soprattutto nei fondi ottenuti dal PNRR, che comunque sono fondi pubblici di tutti, non ci sono i fondi per adeguare i locali, e sono delle cifre veramente importanti. Una denuncia che il consigliere Dem aveva già sollevato dopo l'ultima visita ispettiva e a cui aveva risposto l'ASL, ma che torna a fare annunciando per la prossima settimana una nuova visita nel nosocomio, dove si lamentano anche pesanti carenze del personale. Il secondo aspetto riguarda la carenza di personale. A radiologia l'abbiamo appena detta, anche al pronto soccorso. Si rispettano i turni, c'è il riposo dei medici, ci sono le ferie per questi medici. Questi e altri aspetti noi li verificheremo, avendoli portati ieri all'attenzione dell'assessore Verì, la prossima settimana in un'apposita visita ispettiva. E poi c'è un ultimo aspetto che riguarda il centro trasfusionale di Popoli. All'interno dell'ospedale, se hai bisogno di sangue, devi avere bisogno di sangue soltanto la mattina, perché dal pomeriggio non c'è più un tecnico per via di un'operazione che deve fare, l'ASL non l'ha sostituito, per cui il pomeriggio il centro trasfusionale chiude e se hai bisogno di sangue, un addetto del 118 deve partire dall'ospedale di Popoli e raggiungere il centro trasfusionale dell'ospedale di Pescara. Quindi 2 ore tra andata e ritorno, e bisogna sperare che non ci sia nel frattempo un'altra persona che ha veramente bisogno di sangue.